nell'accezione positiva e in quella negativa. Punto F. Attraverso Francesca R. 7 gennaio 2023, a cura di VB. Domanda. Allora, nel momento in cui quello che desideriamo ha una vibrazione diversa da quella dell'assoluto, Michelle, come fa ad avere una vibrazione diversa da quella dell'assoluto? L'assoluto è il tutto. Nell'accezione positiva, nell'accezione negativa, in qualunque possibile immaginaria, impensabile trasformazione e presenza, tu voglia manifestarlo. Domanda. Tu hai descritto una manifestazione di qualcosa che accade. E quando invece desideriamo un qualcosa che poi non accade? Michelle. Io ho parlato del desiderio come onda di creazione e percezione. Tu stai parlando del desiderio nel piano incarnativo, di non vivere una determinata esperienza che abbiamo chiamata desiderio, del desiderare, dello sperare che una situazione ci sia o non ci sia, ci possa essere o non essere. Ma ogni situazione è sempre legata all'interno dell'assoluto, altrimenti non potrebbe esistere, sia nel suo esserci, sia nel suo non esserci, comprendi? Non può esistere niente che sia al di fuori dell'assoluto, perché il niente al di fuori dell'assoluto è assoluto. L'assoluto è il tutto e il contrario di tutto, in tutte le sue possibili manifestazioni. Introduco un argomento di cui parleremo almeno tra 2 anni, perché è molto complesso, visto che è un argomento nuovo. 29 minuti e 8 secondi. Avete notato che spesso dico il tutto è il contrario del tutto. Parliamo dei piani esistenziali in direzione evolutiva, quindi dell'essere. Parliamo del processo del divenire dell'entità che diviene essere. Abbiamo già spiegato che divenire non vuol dire trasformarsi, ma vuol dire riconoscersi. È chiaro? Ma esistendo il tutto è il contrario del tutto. Dobbiamo parlare prima o poi anche dei piani dell'involuzione, anche dei piani del divenire, nell'accezione della negatività, quindi dell'io. Il processo evolutivo va, facciamo l'esempio più classico, verso l'alto. Il processo involutivo va verso il basso. In alto luce bene, in basso oscurità male. Esistono piani di esistenza da una parte e piani di esistenza dall'altra, che non sono uno il contrario dell'altro, ma solo il divenire di tutte le forme, possibili e non, presenti nell'assoluto. Comprendi la differenza adesso? Domanda. C'è sempre il rischio che durante l'evoluzione si possa ricadere nell'involuzione? Michelle, no. Domanda. Ecco, questo dovresti spiegarlo. Michelle. No. Vi ho detto che vi parlerò degli altri piani. L'evoluzione avviene sempre verso il divenire che porta all'è, all'assoluto. Il male non è altro che non conoscenza. Queste sono definizioni vere che vi sono state date. Ma nell'esaminare il tutto, in ogni sua microparte, nella conoscenza di quello che è, quindi di quello che è l'assoluto nella presentazione di ogni forma, bisogna conoscere anche l'io, l'accezione del male.